Nase nara jinrui wa kyojin ni kaete naru dakara. Che fai trovare tu? Aru shounen no kokoro ni idaita chiisana yaiba ga kyojin no tsuki koroshi sono kyodai na atama o daichi ni. Buongiorno a tutti. Oggi è il 1° maggio e ho deciso di portarmi con me in questa giornata e faremo una specie di picnic pranzo all'aperto con gli amici e poi saremo al parco e poi giocheremo pallavolo, frisbee, volano, non lo so. Comunque ho preparato un po' di cose, allora vi faccio vedere. Brian, ho fatto del riso, pancetta e zucchine. È buonissimo, l'ho già assaggiato e non è neanche mezzogiorno. Poi invece per me mi sono preparata questi due panini perché ne avevo proprio voglia di panini, con prosciutto crudo, ho tentato di togliere un po' il grasso, un po' di maionese ci ho messo perché mi piace tantissimo e zucchine. Io li preferisco molto di più tostati, però vabbè. Adesso incarto tutto, vedo di mettere quello lì, il riso, in un contenitore e poi insomma dell'acqua con la borsa a frigo per mantenerla fresca perché oggi è proprio una bella giornata e quindi insomma sicuramente non rimane proprio fresca l'acqua. E niente, adesso mi vado a preparare perché tra poco andiamo. Allora, io e Brian vogliamo un attimo parlarvi degli anime. Non mi faccio. Dai, fatti vedere. No! Dai, vieni qua, rilascia un'intervista. No. Allora, io non li guardavo prima di conoscere Brian, al massimo Dragon Ball così, però ovviamente non è nulla di che a confronto. E sono un altro mondo, ragazzi, sono veramente bellissimi i disegni, come riescono a rappresentare le emozioni. Ne guardiamo prevalentemente anime d'azione, come appunto magari sul genere di Dragon Ball, comunque dove delle battaglie assurde, cioè sono veramente disegnati da Dio. Vi trasmettono veramente tanto e comunque lasciano sempre, vogliono sempre dare un messaggio, ho notato. Ti fanno capire, insomma, i personaggi principali sono persone che non mollano, che si impegnano sempre in quello che fanno e ti danno, diciamo, una specie di grinta per affrontare al meglio le cose. Soprattutto un anime che stiamo guardando adesso che si chiama Black Clover e lì il personaggio principale è tipo, viene insomma da un villaggio, quindi non è di sangue puro, di sangue reale, non è un nobile e infatti quei personaggi come lui in questo anime sono tutti un po' visti come deboli e infatti lui non ha magia rispetto a tutta la popolazione, lui è l'unico per ora che è nato così, però si riesce a fare strada e perché ci riesce? Perché si impegna tantissimo in quello che fa, crede in se stesso. E dato che sa che non ha magia, allena tantissimo il suo corpo per essere molto forte fisicamente, abile, veloce. E infatti riesce a tenere testa, vabbè, a quelli con la magia. E, però al di là di questo, comunque, trasmette proprio una fortissima passione per ciò in cui crede. E trasmette un sacco di positività, ecco. Quindi ve lo consiglio. Infatti una ragazza mi ha detto che l'ha visto dopo che io l'avevo detto su Instagram. E ha detto, cacchio Chiara, c'hai ragione. Quindi, insomma, non snobbatevi gli anime, perché veramente sono qualcosa di potente, di qualcosa anche te. Cioè, di motivante. Quando li guardiamo i Brian siamo lì concentratissimi, diciamo sì! Perché proprio ti prende tanto, ovviamente, non tutti. Ce ne sono alcuni che sono magari delle cagate. Però sì, sono proprio poi, se beccate quelli belli, infatti poi vedi, magari vi faccio un elenco qua, proprio i disegni, tutto quello che succede quando finisce, poi ti lascia una carica e dici, sei cazzo! Vabbè, comunque noi li guardiamo in giapponese sottotitolati in italiano, perché la lingua giapponese aiuta ancora di più a sottolineare le emozioni, cioè proprio è una voce che trasmette tanto, la voce giapponese, sono proprio bravi. Sono proprio bravi i doppiatori giapponesi. Vabbè, basta. Adesso noi ci prepariamo che, cioè siamo pronti e tra poco andiamo al picnic. Ciao.
Allora, lei è la cuoca, quella che ha fatto i pancake di prima, che erano veramente buonissimi, e vuole condividere con noi la ricetta, vuole proprio lei. Le dosi non le so perfettamente. Ok, ti facendo vedere la volta bambino. Più o meno sono... Più o meno sono 200 grammi di farina, un bicchiere e mezzo di latte di soia e cioccolato, tre cucchiaini di stevia, delle gocce di cioccolato, quanto se ne vuole piacere. Condente. E un goccino di lievito vanigliato. E quanti ne vengono di pancake? Erano 6, 6 o 7. Era veramente buonissimo. Guardate questa ricetta, la provo anch'io a caso. Oddio, che riflesso del caspita. Siamo tornati a casa e io, come potete vedere, sono distrutta. E sono le 6:30 circa e abbiamo giocato a pallavolo, come avete un po' visto, e poi siamo riusciti a spostarci proprio nel campo, siamo riusciti a fare una partita. E solo che la palla quella lì è un sacco dura, mi fa male, ma non perché per l'artrite, mi fa male perché comunque sulla pelle è proprio dura. Infatti l'altra ragazza ha detto che gli sono venuti dei lividi la scorsa volta, perché siamo andati a giocare anche sabato scorso. E poi insomma c'era in questo campo, c'erano altri ragazzi che giocavano molto più affiatati e più bravi, ma siamo riusciti appunto a strappargli un attimo il campo per fare una partita e poi sono tornati a giocare loro. E noi siamo rimasti un pochino lì a chiacchierare a fianco. E poi ci fanno in generale un po', a volte venire un po' a giocare, ci mancano due persone. E allora è andata una ragazza, quella prima che vi ha detto la ricetta dei pancake, lei fa proprio pallavolo. E allora lei ha detto sì. E poi hanno guardato un po' me, perché ero lì tipo quasi quasi, un po' titubante. Dove venire a giocare anche te? E io sinceramente avevo un po' di timore, perché... finché insomma si gioca un po' così, ok, però se mi tirano delle schiacciate addosso, io comunque le so prendere più o meno le palle, perché ho fatto un po' di pallavolo, però ecco, magari con quella potenza che avevano loro avrei rischiato insomma di far tornare un po' di dolori, non lo so, di infiammare. Allora è un po' titubante, però io ho una passione per la pallavolo assurda. Non l'ho mai fatto come sport per tanto tempo, l'ho fatto per un paio di anni però separati. Però al mare ero sempre affiatatissima, mi faceva impazzire, la pallavolo l'ho sempre amata. E 2 anni fa, quando ho scoperto di soffrire di artrite, ci ho pensato, ho detto non potrò più giocare a pallavolo, cacchio, cioè ero proprio demoralizzatissima. Invece in questo periodo sto molto molto bene, dopo che ho fatto, ne avevo un po' parlato, ho fatto una specie di cura l'estate scorsa, però poi ve ne parlerò per bene. Una cura un po' fuori dal comune, proprio... una cura standard, e io insomma non prendo più medicine da ferragosto scorso, e adesso sto tornando a prendere un po' di cortisone in certi momenti, perché in certi momenti mi si infiammano abbastanza alcune dita, oppure il polso mi piglia un po' in alcuni punti, l'artrite. Allora prendo un pezzino di cortisone, poi mi va via e sto bene per una settimana più o meno. Adesso in questi giorni sto da 2 settimane che sto bene, non prendo cortisone. E allora appunto abbiamo giocato a pallavolo e all'inizio ero molto restia a farlo, però poi il fatto che insomma, non stavo male, non avevo dolori, raga, mi piace talmente tanto la pallavolo, e riuscire insomma a giocarci è stato... mi sono molto emozionata. Forse sono riuscita a trattenermi tutto dentro, non crollare davanti a tutti quanti, però sì, è stato veramente bello. Poi riuscire a giocare anche con questi ragazzi che erano molto più bravi, quindi c'era più precisione nel gioco, e bello, una piccola vittoria contro l'artrite. E nulla, niente, adesso mi vado a fare una bella doccia e poi vi faccio vedere cosa mangiamo per cena. Allora, sto facendo dei ceci saltati un po' in padella con dell'olio, sale e peperoncino, per me e per Brian. Oh, qua è rimasto un po' di riso da oggi, ci ho aggiunto un po' di altre zucchine. E queste sono zucchine che sono rimaste,
carote crude, a me piacciono tantissimo, e poi ci abbiniamo un po' di pane, cosette così, una cena molto estiva, fresca, leggera, perfetta. Voilà! Allora, sono le 9 qualcosa. Allora, mi sono fatta, dato che oggi comunque non ho fatto merenda perché giocando così non avevo fame, e non ho mangiato tantissime proteine, dato che comunque i ceci non ne hanno tantissime, mi sono fatta, e qua ho fatto una cremina con un pochino di proteine in polvere, 10 grammi, nulla di che, forse un po' di più, e il mix di orzo e caffè per abbassare un po' il dolciume, il dolce assurdo delle proteine in polvere, e poi ci aggiungo questo yogurt qua, che boh, ce li ha qui in casa Brian, hanno tipo 87 calorie, grassi 3, 10 grammi di carboidrati e proteine 4, no, 3, boh, l'ho perso. E quindi boh, lo abbino insieme, così mi sta venendo un po' di famina in effetti. E poi ho fatto una camomilla e un tè per Brian. Io direi di concludere qua in video, noi ci vediamo al prossimo, spero che questo vi sia piaciuto e ciao!